In casa Aglianese si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel che ha accompagnato i neroverdi dal 17 settembre in quel di Imola. Il 2-2 in casa del Fanfulla, infatti, ha mostrato segnali importanti per la squadra guidata da mister Ciccio Baiano, sia nell'atteggiamento che nelle occasioni create nel corso della partita. Il primo squillo del match arriva da un pallone messo in mezzo che Poli per un niente non riesce a girare verso la porta difesa da Libertazzi. Tuttavia la maledizione sembra non essersi spezzata in casa aglianese, quando al 44esimo Cocuzza si inventa Roberto Carlos e lascia partire un missile terra-aria da calcio di punizione, su cui Marone non può nulla, benché la palla fosse indirizzata sul suo palo. Quando lo spartito sembra essere lo stesso però, i neroverdi rialzano la testa grazie alla progressione sulla fascia destra di Poli, che mette al centro un pallone perfetto per l'inserimento di Capitan Perugi, che pareggia Conti in piano recupero prima dell'intervallo. La fiducia torna a scorrere tra le fila dell'aglianese, tanto da centrare il vantaggio subito al rientro in campo grazie alla zuccata perfetta di D'Ancona su assist al bacio di Malohu. I neroverdi quindi alzano il muro senza subire troppi cross e le incursioni dei padroni di casa. Al 40esimo però crollano le difese ospiti su calcio d'angolo con Cappadonna che svetta in testa Jacoponi e pareggia i conti a 5 minuti dal termine. Finisce così 2-2 a Fanfulla, con gli ospiti che interrompono il digiuno sia nei gol segnati sia nei punti in classifica, rendendo coraggio e speranza ad un gruppo partito con ben altre ambizioni, ma che sta ritrovando se stesso dopo i vari colpi subiti in questo inizio di stagione.